Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione. Benvenuto all'assessore regionale alla protezione civile, Mario Mazzocca. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera assessore. Sono giorni questi difficili, sono stati, speriamo, di usare il passato prossimo per la regione Abruzzo. La domanda, assessore, che tutti si pongono e si sono posti in questi giorni: ma è possibile che nel 2015 un po' di vento, qualche goccia di pioggia e una nevicata nemmeno troppo abbondante riescono a mettere in ginocchio una regione? Beh, intanto un po' di neve, era un bel po' di neve. Ma nel 2012 ne è caduta molta di meno di questa, di quest'anno. Nel 2005 ne cade molto di più, però, sì. Quindi ha ragione lei. Il problema è un altro, è che in realtà questi eventi che noi chiamiamo comunemente eccezionali, no? Straordinari, in realtà tali non sono più, acquisiscono sempre di più il carattere di ordinarietà e quindi di ripetibilità in un tempo molto più breve rispetto a quanto accadeva in passato, perché gli eventi climatici ormai a livello di cambiamenti si susseguono in un ritmo molto molto più frenetico, e così sarà anche nell'immediato futuro, per cui noi dobbiamo comunque fare di tutto per adattarci a questa nuova situazione che fino a qualche anno fa, fino a 10 anni fa, già non era messa a conto, anche se l'avvisaglie ne avevamo. Allora, dunque, il tema vero è quello dell'adattamento delle nostre azioni, dei nostri stili di vita, dei nostri comportamenti a questa nuova situazione, adattamento che deve avvenire nel più breve tempo possibile. Come si può fronteggiare? Con le risorse umane e strumentali che abbiamo a disposizione, migliorando e ottimizzando quella che può essere l'organizzazione, ovvero l'attività preordinata e preventiva che fa sì che questi eventi, ripeto, nominalmente eccezionali ma sempre più ordinari, come possono essere fronteggiati, sapendo che si possono verificare di nuovo fra una settimana, fra 15 giorni, fra un mese. E noi, chiedo scusa se la interrompo, rispetto al 2005, oggi c'è anche un vantaggio, che le previsioni meteo sono sempre più precise, sì. Addirittura danno le precipitazioni ad horas, nel senso che si sa esattamente a che ora nevica, a che ora tira il vento, a che ora piove. Ecco, e perché in alcuni comuni, in alcune situazioni, non si è fatti trovare pronti? Beh, intanto non è... queste sono le immagini, per esempio, di Pescara. Non è il problema dei comuni, anzi io devo davvero ringraziare tanti sindaci. Io ho visitato, fra ieri e l'altro ieri, ho visitato una quarantina di comuni, quindi di altrettanti sindaci, di piccoli comuni nell'Alto Sangro, nell'Alto Vastese, nell'area Vestina. Li devo ringraziare per come si sono messi a disposizione, ben sapendo quello che possono dare, avendo io rappresentato quel loro mondo per una decina d'anni, ed essendomi peraltro io trovato in situazioni simili dall'altra parte della barricata. Ricordo che nel 2005 dati meteo ufficiali parlano del verificarsi di questa coltre di neve così importante dopo mezzo secolo, dopo la famosa neve del 1956. In quella occasione, io ricordo, il mio stesso comune rimase isolato dal punto di vista dell'energia elettrica per oltre 48 ore, mi sembra 60 ore, ero andato ieri a riprendere dei comunicati stampa. Come si fronteggia? Beh, dicevo, intanto con un miglioramento dell'organizzazione. Noi abbiamo avuto, dobbiamo riconoscere di aver avuto a che fare con il principale soggetto gestore della rete elettrica, ovvero quello di Enel, di una constatazione di un dato di fatto, insomma, l'aver deciso di smembrare l'Enel e di renderla... Ecco, se lei permette, sì. L'Enel, faremo un caso a parte, adesso restiamo sui comuni.
lei vive con il telefono ormai in mano. Sì, sto aspettando notizie. Sta aspettando notizie, ma dall'altra parte l'assessore alla protezione civile in questi momenti è... Riguardo alla 47esima frana che dovrebbe ecco, poi le frane, essere in atto. Ecco. Ma i comuni perché hanno queste difficoltà? Dicono che non hanno i soldi, certo. Che la regione non dà più i soldi, la regione dice che lo Stato non dà più i soldi, ma cos'è? Uno scaricabarile oppure è una emergenza, è uno, una situazione di difficoltà? Che in Italia non ci sono più risorse pubbliche che magari in passato venivano elargite con una certa facilità e anche per, più per un marciapiede che per... la sistemazione di un versante, questo è vero, non è d'altro canto un mistero, insomma, le pagine dei giornali sono piene di queste notizie. La stessa struttura tecnica di missione che ha messo su la presenza del Consiglio dei Ministri per fronteggiare il dissesto idrogeologico conta, almeno nella parte più immediata, in questo primo anno di attività, su fondi che sta appunto reperendo, già assegnati e non spesi, reperendo presso i vari enti locali per oltre 1 miliardo di euro, e su questo noi contiamo e ci stiamo facendo trovare pronti con delle progettazioni esecutive affinché si possano effettuare i lavori nel più breve tempo possibile e nel miglior modo possibile. Dobbiamo recuperare un po' di tempo perso. I comuni, d'altro canto come la stessa regione, insomma, non può contare più su quel principio di solidarietà con lo Stato che ha, diciamo, caratterizzato i primi 50 anni della storia repubblicana. Sostanzialmente dallo Stato centrale in giù ci si dice vedetevela da soli, e noi stiamo cercando di fare necessità virtù e soprattutto di essere vicini, oltre che materialmente, fisicamente, anche sostanzialmente con i comuni, con i piccoli comuni, cercando di aiutarli per quello che è in nostra possibilità e anche e soprattutto in condizioni di criticità importanti come questa che stiamo vivendo, perché purtroppo non è ancora rientrata, ci sono ancora circa 20.000 utenze senza energia elettrica. Nel Teramano oggi ci sono stati problemi di approvvigionamento idrico, perché apriamo qui il discorso sulle frane, poi verremo quello sul crollo dei rami degli alberi o addirittura delle piante. Perché ieri nel comune di Tossicia, in provincia di Teramo, a Pastino, è venuta giù una frana che ha causato l'evacuazione di un centro abitato. Queste sono le immagini di ieri di Pastino. L'evacuazione di un centro abitato, sono andate via 4 famiglie, 5 famiglie con 10 persone che abitavano lì, alcune case erano disabitate, ma soprattutto c'è stato un rischio altissimo che qualcosa accadesse, anche qualcosa di grave, anche 2 persone erano allettate. Ma queste frane che si sono ripetute, lei ha parlato di 47-48 frane, ma da cosa dipendono? Da una scarsa attenzione nei confronti del territorio, dai mancati interventi di manutenzione, da cose prese alla leggera? Qual è la causa? Io credo che ormai è chiaro che la causa non è una. Quella è la frana, vedete lì? Sì. Quella che sì, io ieri durante quelle ore sono stato avvertito tardi, ma ero a visitare altre 2 frane, una a Città Sant'Angelo e l'altra a Picciano, che ha determinato l'evacuazione di circa 20 cittadini abruzzesi complessivamente. E, dicevo, la causa non è una, non è unica. Certo c'è anche la, più che mancanza di manutenzione del territorio, diciamo anche il progressivo abbandono delle zone rurali e quindi dell'attività che normalmente fino a qualche decennio fa si faceva di cura dei suoli agricoli, anche e soprattutto in termini di reggimentazione delle acque. Era un'attività collaterale ma connaturata all'uso agricolo dei fondi. Quando si arava, io non sono un esperto, però si tracciavano delle canaline, no, dove l'acqua poteva defluire, oggi certo. Si ara.
Beh, oggi si ara e soprattutto non si ara più in come una volta. Moltissime parti d'Abruzzo, no, sono state proprio abbandonate. Non pensiamo all'agricoltura intensiva, pensiamo alle fasce pedemontane e montane da dove l'acqua arriva, o la neve, tramite la neve o anche senza neve arriva. Quella è la, diciamo, la parte più importante, quindi dobbiamo ripensare il nostro modello comportamentale di vita partendo da monte per evitare che poi a valle si verifichino queste situazioni. Ma c'è anche un altro aspetto, l'uso del suolo che è stato per alcuni versi certamente non sostenibile più, o comunque oggi non lo è più, da parte della nostra, del nostro pianeta, della nostra terra e quindi del nostro territorio. Proprio domani ci sarà in Consiglio regionale una discussione sulla legge del contenimento dell'uso del suolo e noi ci aspettiamo che questo strumento venga approvato il più breve possibile all'unanimità, affinché ci possa dare una mano. Beh, lì non dovrebbero esserci problemi di correnti politiche o di colori politici, insomma. Io mi auspico proprio di no, però insomma, sono azioni e misure forti, insomma, che vanno anche a scontrarsi con degli interessi, insomma, diciamocelo chiaramente. Quindi io mi auspico che ciò non avvenga, però diciamo che siamo pronti a tutto. Ma credo che sia diventata non più un'esigenza, ma una necessità ineludibile. Il terzo punto invece è una maggiore calibratura e una puntualizzazione degli interventi di ripristino ambientale che nel corso degli anni sono stati fatti, se pensiamo ai fiumi e agli interventi di cementificazione o comunque di ripulitura più o meno false, insomma, perché poi si parlava di ripulitura, ma in realtà si interveniva sulle aste fluviali con l'idea o l'obiettivo di ridurre il pericolo di smottamenti lungo gli argini, ma senza pensare che poi si aumentava la velocità dell'acqua, quindi con effetti davvero nefasti per le situazioni a valle. Però la pulitura degli argini, il togliere dei tronchi che ormai sono morti o togliere dei rami che si trovano lì permettono anche un maggior deflusso dell'acqua, cosa che non si fa più però. Perfetto, dobbiamo distinguere l'aspetto almeno in due casistiche. Una è quella della ripulitura, io sono perfettamente d'accordo, non solo non si fa più, questa è una delle concause dei vari smottamenti, soprattutto in corrispondenza di ponti o comunque di scavalcamenti di fossi, torrenti e fiumi. Per questo abbiamo presentato in Consiglio regionale, in esame in Commissione, una legge che, diciamo, si rifà un po' a quella delle Marche, che ha creato anche un po' di polemiche, ma che anche qui riteniamo sia indispensabile, di poter permettere la ripulitura soprattutto del ciottolame, insomma di tutto ciò che è intruso nell'alveo fluviale, aprendolo anche ai privati, non essendoci risorse, dobbiamo avere anche sondare anche questa possibilità, ovviamente regolamentandola in maniera ferrea e non alimentando sopiti interessi nel. No, io ho anche la delega alle attività estrattive, sì, alle cave e torbiere, per capirci, insomma, non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di altro. Ma in fin dei conti è un'attività che si faceva fino a un secolo fa, né più né meno. Dall'altro canto, ripeto, interventi più incisivi, più pesanti sui fiumi vanno riflettuti e soprattutto alcuni di essi vanno completamente evitati. Il fiume ha una sua vita naturale e quella vita deve avere, non altre. Se io penso al fiume Pescara e alla difficoltà che noi abbiamo a trovare delle aree superficialmente idonee ad allocare delle vasche di laminazione per far vivere il fiume in periodi in cui c'è questo allarme esondazione, penso alla zona di Megolo 2, Megolo 3 per esempio, ecco, io credo che su questo noi non possiamo essere dubbiosi, dobbiamo essere certi che
Quella è l'unica strada, ne dobbiamo essere anche convinti, perché sto parlando di Fiume Pescara come l'asta fluviale che raccoglie sostanzialmente la maggior parte delle acque d'Abruzzo per il bacino imbrifero che sottende. Dobbiamo essere convinti che questa è l'unica azione da fare, ma dico l'unica, non ce ne sono altre. Se si vanno a vedere le carte del 600 sul fiume Saline, si vede come il fiume dalla foce fino alla confluenza fra il Tavo e il Filo sostanzialmente era alla foce di circa 100 metri di larghezza e poi si rastremava verso la confluenza, che significa che tutta la parte che in destra e sinistra fluviale di urbanizzazione, di attività estrattive, di attività imprenditoriali, prima era occupata da golene. Il termine golena esiste perché evidentemente aveva una ragione di esistere. Un senso, oggi, certamente. Non possiamo inventarci cose che in realtà non esistono. Chi ha vissuto su questa terra prima di noi probabilmente queste cose le aveva capite anche lì, immagino, con in mani sacrifici. Noi dobbiamo recuperare questa memoria e farne tesoro. Ma recuperare secondo me anche la memoria, e qui le faccio l'altra domanda riguardo alle piante, di quella che doveva essere la potatura delle piante, perché forse si è passati da un taglio indiscriminato di piante, soprattutto nelle zone dove ci sono dei dirupi e sono scoscese, e questo crea un danno perché le radici delle piante tengono fermo il terreno, e ad un altro dove non si effettua più la potatura. Allora si taglia la pianta ma non si pota, e la potatura evita che accadano situazioni che abbiamo visto prima dalle immagini, dove dei rami vengano giù per la neve. Perché non si fa? Mancano i soldi anche lì? Perfettamente nel segno, ma guardi, io le posso dire una cosa, io ho girato fra i comuni di Vicoli, Civitella Casanova, Villa Celiera, Farindola, Brittoli, comuni in cui le strade sono molto molto più simili a delle groviere che non ad altro, Carpineto della Nora, e ne sono stati 20 complessivamente. E vi devo dire, io non è che devo spezzare delle lance in favore di enti sottoposti, coinvolti come le province, però io mi metto anche nei panni di questi amministratori. Attualmente si stanno amministrando degli enti come le province che, su cui futuro nessuno ci sa dire nulla, e dico nessuno, ad oggi il governo non ancora ci dice cosa e quale fine faranno le province, e soprattutto chi gestirà la rete stradale provinciale, le scuole provinciali, che sono le due come dire, funzioni fondamentali della nascita delle province, che sono state alla base della nascita delle province. Ecco, io sono andato per questi luoghi ieri, l'intera giornata di ieri, mi sono imbattuto in diverse situazioni emergenziali in cui c'erano operai che tagliavano questi tronchi che erano caduti sulla sede stradale. Quindi, sì. Noi per arrivare ieri a Pastino abbiamo trovato la strada completamente invasa da piante e da rami. Sì, anche qui io non c'è bisogno di un disegno e anche di un piano chiaro, insomma, non si può dire le province vengono eliminate, vengono chiuse senza dire chi farà e soprattutto con quali soldi si faranno, con quali risorse. In questo momento, se perché permette, manca un passaggio intermedio, come diceva lei. Sì, cioè regione, comuni, mancano le province. Ma soprattutto sono anni, sono almeno 2 o 3 anni che sta mancando questo passaggio intermedio, e le strade provinciali che sono in queste condizioni, no, è chiaro che non possono essere percorse di sicurezza. Io allora quello che mi sono sempre sforzato, prima da sindaco e oggi ancora di più, di dire al governo, dice, ma se questa è l'indicazione governativa, allora abbiate il coraggio di chiudere, oltre alle province, anche i comuni dell'entroterra, perché non si possono raggiungere i siti come Vestea, Villa Celiera, Civitella Casanova sono a rischio, per cui chiudeteli, fate delle strutture residenziali a valle
e lasciamo, abbandoniamo questa parte di territorio. Insomma, vorrei che ci sia una consapevolezza diversa da parte dei nostri governanti, del governo centrale, riguardo al tema del territorio e che in questi casi qui, soprattutto per gli effetti che ha nelle zone di valle, si deve attestare questa attenzione sulle zone pedemontane o comunque collinari necessariamente. Il caso di Pastino a Tossicia credo che sia l'esempio lampante di una situazione che io sto rappresentando ormai da qualche tempo, insomma, perché toccandola con mano su tutto il territorio regionale. Allora, altro problema è quello di liberare poi le strade, non solo dalla neve, ma anche dai rami e delle piante cadute e quindi per evitare che accadano determinate situazioni. Adesso non faccio l'esempio di 80 anni fa, se no qualcuno si può urtare la propria suscettibilità. Allora, diciamo 100 anni fa, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, 100 anni fa, 1918-1920. Che cosa succedeva? Quando nevicava si prendeva la popolazione, gli si dava una pala e liberavano tutto. Poi la tecnologia ha portato Beh, all'intervento c'erano di... anche meno strade, ma... C'erano anche meno strade, però c'era anche meno gente. Beh... La tecnologia ha portato questi mezzi che liberano le strade, oggi questi mezzi non possono essere più utilizzati perché, in larga parte perché i comuni non hanno più soldi. La gente si chiede: ma allora non si può tornare all'antico? Cioè, ci sono tante categorie, disoccupati, cassa integrati, gente che non lavora, gente che... Il comune si attrezza perché tanto sa che accade, quindi non è che si attrezza riconoscendo un piccolo, ovviamente, compenso per il lavoro svolto, che non è il costo poi dei mezzi, si mette con la pala e Ma liberano le strade. Ma guarda, costano tanto le pale? mi scusi direttore, ma credo che si stia un po' generalizzando questo lavoro. I comuni, soprattutto i piccoli comuni, lo fanno già. Sì, in tre persone però No, 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 erano. guarda, le Glielo posso. dico io, in tre persone a liberare le strade. Guarda, mi scusi, ma purtroppo non è così. Glielo dice chi su queste cose ci ha sbattuto la testa per diversi anni. Nel mio paese, per esempio, c'erano due parti del centro storico, quelle che non potevano essere percorse dai mezzi pubblici, che erano pulite, l'una dall'Associazione Nazionale Alpini e l'altra dai volontari della Cicara Manico, senza alcun tipo di rimborso, ma così come fanno in tutti gli altri piccoli comuni laddove non si può E non intervenire, posso, non si può fare nei grandi comuni non anche. si può intervenire con mezzi pubblici. Un attimo. Il discorso delle strade provinciali è diverso, perché lì ci vogliono mezzi adeguati e soprattutto mezzi adeguati che vengono spinti da un soggetto No, che non può aspetti, essere il aspetti, comune. aspetti, io sto parlando del centro città, non delle Allora, strade provinciali. io credo che le città, le aree vaste, comunque le città, abbiano delle prerogative e delle complessità molto più grandi e sicuramente diverse da quelle montane o comunque quelle che sono state maggiormente percorse da questi eventi nevosi o comunque calamitosi. Il discorso delle città non può essere anche qui legato a un discorso di volontariato, certo che comunque è importante, che comunque è fondamentale, ma deve essere ancora di più rispetto alle altre situazioni, preordinata a monte attraverso dei piani chiari e netti. Io devo dire che per quanto riguarda le città, piano piano ci si sta arrivando, ma l'effetto soprattutto delle esondazioni, che purtroppo si verificheranno ancora sulle città della costa, su tutte le città, cittadine della costa, devono comunque preludere a delle azioni, ancorché preordinate a monte, ma di natura straordinaria. Io vi faccio un No, il mio esempio esempio. era riferito alla neve, ovviamente, non alle esondazioni. La neve sulle città e sulle città costiere, insomma,
È un aspetto importante, gravoso, ma secondo me è secondario rispetto all'esondazione. Sì, su questo siamo d'accordo. Io vi faccio un esempio a monte. Noi lo abbiamo può fare, trovato. Lo può fare subito dopo la pubblicità, così ci fermiamo. Ai suoi ordini, direttore. No, non ai miei ordini. Ci fermiamo un attimo, linea alla regia, poi ripartiamo da questa affermazione che voleva fare, di questa cosa che voleva dire, e poi parleremo dell'Enel. Linea alla regia. Allora, Assessore, ci eravamo lasciati su qualcosa che doveva dire, prego. Sì, riguardo alle città costiere, agli effetti delle esondazioni, che in alcuni casi sono stati nefasti, come la vittima insomma, di qualche anno fa a Pescara e quant'altro. Io trovai, appena arrivato, un piccolo fondo di 200.000 euro che servì a fronteggiare queste situazioni e insieme agli uffici abbiamo deciso di indirizzarlo verso la redazione di un progetto che adesso è stato appaltato per la realizzazione di 8 sistemi di allarme tecnologicamente avanzato in stato d'emergenza per i sottopassi e di donarle ognuno a ogni città costiera abruzzese, donarlo al comune in maniera tale che il comune lo potesse gestire e poter orientare la sua attività sperimentando questo intervento pilota, perché insomma, nelle città costiere sono diversi sottopassi che potrebbero o hanno sicuramente delle potenzialità di rischio, però ecco, dare a disposizione in ognuna di queste città questo sistema in cui non c'è più bisogno, per capirci, dell'omino che quando arriva il livello di guardia dell'acqua va là e chiude, e se non succede purtroppo possono accadere, come sono accadute, le tragedie, ma affidarsi alla tecnologia, quindi con un sistema di sbarramenti e di segnalazioni che vengono usate ormai in Europa e che noi stiamo cominciando a usare qui in Abruzzo, credo che sia una operazione oltre che utile, sicuramente che possa in qualche modo agevolare l'attività del comune, sia per quanto attiene il servizio in sé, ancorché con un intervento pilota per ogni città, ma anche per sperimentare sul territorio e vedere se poi il comune possa e con quali risorse intervenire anche su altre situazioni. Insomma, su questo devo dire che stiamo preparando anche un progetto europeo per cercare di captare fondi dall'Europa che vadano in questa direzione ed è appunto riservato alle città costiere delle tre province abruzzesi. Questi sono i rischi naturali, adesso parliamo invece degli altri rischi, come quello che è accaduto a Pineto, no, sopra Mutignano, con l'esplosione del metanodotto. Sono rischi che, come poteva accadere ieri per esempio a Pastino con l'esplosione del, anche se esplosione è improprio come termine, della condotta idrica, sono rischi che sono collegati direttamente a questa situazione. Ecco, in questo caso che cosa si può fare per evitare che accada? A Pineto si è sfiorata la tragedia, altro, si è sfiorata qualcosa come l'esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio che c'è stata l'anno scorso. Sì, per una serie di coincidenze fortunate, perché il vento tirava dall'altra parte, quindi non nella zona in cui c'era l'edificio abitato, l'edificio che invece era a valle e che quindi adesso è completamente bruciato. Era disabitato. Da lunedì, da oggi, avrebbe dovuto ospitare una coppia che mancano solo i materassi. Non solo, la cosa è successa alle 7.20, alle 7.30, alle 7.20, in quella zona passa lo scuolabus e quel giorno le scuole erano chiuse casualmente, quindi una serie di coincidenze. Quando il destino poi aiuta, aiuta. Evidentemente sì. Ma io non so se lì l'evento funesto sia stato causato da un evento naturale. So che SNAM, ho letto insomma che SNAM con un comunicato che più che freddo e asettico definirei quasi agghiacciante, perché ha parlato tre righe senza dire una parola
di solidarietà nei confronti degli abitanti di quella zona e di chi ha scampato veramente una tragedia di ben più grandi proporzioni. Ha parlato di dissesto idrogeologico in atto e di antropizzazione troppo intensa della costa come cause di questo evento. Io non lo so, questo sarà la magistratura a stabilirlo. Io vi posso dire che, essendo stato sul posto per una buona oretta, avendo visitato con gli occhi da assessore ma anche da tecnico quella zona, non mi sembra che ci fossero dissesti in atto. Ma insomma, questo, boh, ripeto, Un'inchiesta ci della sarà magistratura. l'inchiesta, vi accerteranno. Quello che vi posso dire io è questo. Personalmente sullo stato dell'arte del metanotto SNAM e della rete metanifera abruzzese, io come assessore Queste sono le immagini. alla protezione civile e anche all'ambiente, insieme ai nostri collaboratori stiamo avanzando una richiesta al capo del governo, al Ministero dello Sviluppo Economico, chiedendo di interrompere ogni forma autorizzativa che c'è in corso sul metanodotto SNAM, sul Monafoligno, sulla Rino Chieti e soprattutto sulla centrale di compressione SNAM a Sulmona. Perché ci sono anche altre zone a rischio, che potrebbero essere a Io rischio. vi posso solo dire questo, che la centrale di compressione SNAM a Sulmona, che è un qualcosa che si estende su 25 campi di calcio a ridosso della Badia Morronese e dell'eremo di Celestino V sul Morrone, è qualcosa da dove il soggetto gestore SDAM, e in questo caso anche realizzatore, provvede attraverso delle attrezzature dei macchinari a comprimere il gas e a spararlo all'interno della rete. Quel punto è riconosciuto ormai unanimemente come la zona o quantomeno una delle zone a più alto rischio sismico d'Abruzzo. Io lessi a suo tempo, insomma, in alcune occasioni ufficiali che ho avuto modo di affrontare come assessore preposto, rassicurazione da parte di SNAM sul fatto che i loro metanodotti avrebbero resistito anche a scosse telluriche di quelle del tipo di L'Aquila 2009. Io a questo punto però, per essere seri comunque, anche a tutela degli interessi della popolazione abruzzese, chiederemo a momenti, proprio ad horas, stiamo elevando questa richiesta al governo, che intanto si stoppi un po' la situazione e verifichi un po' meglio tutto l'asset autorizzativo che riguarda questi due metanodotti, ripeto, soprattutto la centrale di compressione SNAM a Sulmona. E secondariamente, ma non da ultimo, in primo luogo, sapere come, quando e chi verifica, quindi fa queste verifiche di monitoraggio sul metanodotto, sulla rete metanifera abruzzese, perché di ciò non abbiamo diciamo, una piena contezza. E quindi anche le cadenze con cui sono state fatte e si faranno. In secondo luogo, andare a vedere effettivamente che cosa SNAM vuole fare per il prosieguo, cioè come si fa a fronteggiare da parte del gestore e realizzatore della rete metanifera queste situazioni anche a livello potenziale. Queste cose noi le dobbiamo sapere preventivamente, perché altrimenti la nostra idea, la nostra posizione di Regione Abruzzo, che finora è di diniego all'intesa per queste reti, sarà diciamo un po' più forte nei confronti del governo. Noi abbiamo chiesto più di una volta al governo di far tornare la situazione, fra l'altro d'accordo anche con le regioni di Umbria, Marche, Molise e Puglia, di far tornare la discussione in sede del tavolo delle regioni, della conferenza delle regioni, perché riteniamo quello sia il tavolo su cui andare a discutere questi aspetti, e perché quando diciamo che questi interventi vanno condivisi con la popolazione, evidentemente non abbiamo tutti i torti. Io credo che purtroppo ci è voluto questo evento nefasto per ricordarlo a noi prima di altri, ma Ma anche anche alla SNAM. ad altri. Senta, assessore, dalla SNAM passiamo all'Enel, lo abbiamo detto che
avremmo trattato questo argomento spinoso, perché manca ancora l'energia elettrica in alcuni comuni. 19.000 utenze. 19.000 utenze ancora sono disattivate. Verrebbe da dire un'enormità, no? Perché 19.000 sono tante, tantissime. Allora, partiamo dall'inizio, cioè da quando il primo giorno di difficoltà dal punto di vista dell'energia elettrica, della distribuzione dell'energia elettrica, a un certo punto, intorno alle 15 di giovedì pomeriggio, mi sembra si trattasse, o mercoledì, non mi ricordo. No, giovedì, ma non le 15. No, viene convocata una conferenza stampa, sì, alle 17.30, alla presenza di Luciano D'Alfonso e l'Enel. Tempo 10 minuti, la conferenza stampa viene annullata. Sì. Il primo pensiero che ho avuto io, hanno litigato. Poi c'è stata la riprova che era andata così, perché D'Alfonso ha parlato di azioni legali nei confronti di Terna ed Enel, l'ha parlato lei, ne ha parlato tutta, lei l'ha fatta. Quindi che cosa è successo, diciamo, in quei momenti? Se non c'è stato un litigio, diciamo che c'è stata una discussione abbastanza animata, per un semplice motivo. In situazioni emergenziali come quella che stavamo vivendo e per la quale avevamo messo già in preallarme Enel, come anche altri soggetti, gestori, reti di approvvigionamento di beni di prima necessità come l'acqua, attraverso anche delle riunioni preliminari fatte in sede di sala operativa di protezione civile, si erano elaborate le procedure e si era stabilito chi doveva fare che cosa. In questi casi però la comunicazione, ovvero l'informativa verso la regione che poi dirama ai propri concittadini, deve essere quanto di più puntuale e assolutamente non vaga, ma proprio per l'incolumità stessa dei cittadini. Questo lo dice il più vecchio manuale di protezione civile, quindi non devo stare io a dirlo. Noi abbiamo avuto difficoltà ad avere da Enel comunicazioni, da Enel centrale, a un certo punto abbiamo cominciato a parlare con Roma, comunicazioni reali sulla portata degli effetti della rottura delle reti sulla popolazione. Ovvero, ciò che noi chiedevamo non erano dati su quante utenze, sì, erano anche quelle, su quante utenze venivano dismesse. A noi interessava sapere quante utenze fra le dismesse potevano essere riattivate e entro quanto tempo. Eravamo andati anche oltre. Se non c'era questa, come dire, certezza dei tempi, come, ripeto, lo stesso manuale di un secolo fa di protezione civile dice, si sta più larghi con i tempi, cioè se ipotizzate erano 24 ore, ci si direbbe 48 ore, in maniera tale che chi, la protezione civile regionale, se del caso tramite quella nazionale o se del caso tramite l'esercito, si organizza con gruppi elettrogeni e li va dislocando per tempo nelle zone in cui già a monte sappiamo che quantomeno è difficile ripristinare la cosa. Questo purtroppo non è avvenuto, probabilmente in base a una sovrastima di Enel stesso, delle capacità di natura organizzativa in termini di intervento sul territorio. Io non nego che, come ho letto oggi, ci sono stati 600 tecnici, io molti li ho visti e questi tecnici li devo ringraziare. Posso fermarla qui? Posso fermarla qui? Perché la mia domanda adesso è collegata a quello che sta dicendo. Lei ha parlato di 600 tecnici, ha parlato di intervento sul territorio. Enel ha parlato di 600, io l'ho letto stamattina sul giornale. Enel. Allora, io le ridico un'altra cosa. Enel dal 1° di gennaio, e mi riferisco alla provincia di Teramo, ha dirottato, siccome ha chiuso gli uffici del Teramano, della provincia di Teramo, che le altre tre province, ha dirottato sull'Aquila molti tecnici che erano dedicati al pronto intervento e all'intervento non solo sull'alta tensione ma anche sulla bassa tensione. Nel momento dell'emergenza, in provincia di Teramo, per coprire oltre 19.000 km quadrati, c'erano 10 tecnici con un'età media, questo me l'hanno detto, la stima è del sindacato dei lavoratori dell'Enel,
con una età media di 52-55 anni. Allora, 10 tecnici per coprire 19.000 km quadrati, secondo lei è una cosa degna del 2015 o è una cosa degna del primo Settecento? Allora, stavo dicendo, i tecnici, chiaro che siano pochi, e ripeto, stavo dicendo che li devo ringraziare enormemente per quello che hanno fatto senza risparmio né di energie né di forze né di... Hanno lavorato 15 ore al giorno. Quindi sono stati veramente splendidi. Sono pochi ma sono il frutto di una scelta a monte che l'allora governo Berlusconi fece nel voler smembrare l'Enel e non farla più essere quella che era 10 anni fa. Allora, ciò che è accaduto in Abruzzo deriva appunto da questa mancata cognizione di quella che è attualmente la rete in rapporto a quello che può essere una emergenza, una situazione emergenziale di quella che abbiamo vissuto in queste ore. Noi tant'è che con Enel siamo riusciti a interloquire con una certa cognizione di causa, soprattutto da parte loro, solo dal venerdì sera in poi, dal venerdì pomeriggio in poi, quando le nostre rimostranze sono andate un po' oltre le semplici animate discussioni a cui lei direttore faceva riferimento. Devo dire che da allora i riferimenti, soprattutto dal nazionale, proprio direttamente con noi e con i sindaci, sono stati immediati, ma era tardi, era tardissimo, perché praticamente le comunità hanno dovuto rincorrere insieme a noi le situazioni. Queste situazioni vanno invece preordinate affinché non si debba sfiorare l'emergenza sanitaria, che non abbiamo sfiorato, sì, secondo me. Perché la mancanza di energia elettrica causa... E l'acqua, Vicoli ieri era senza acqua e senza energia elettrica, Brittoli era senza acqua e senza energia elettrica. E senza gas, alcuni centri. Alcuni anche senza gas, ma soprattutto l'acqua non può mancare, no. Cioè non può mancare. Uno deve sapere che se c'è il pericolo che manchi l'acqua, uno si premunisce prima, ma lo deve sapere prima. I piani di protezione civile servono a questo. Il prefetto Gabrielli, il capo della protezione civile nazionale, si sgola nel ripetere questo a noi e ai sindaci. Ma devo dire anche a tal riguardo che i sindaci e le comunità si sono date da fare come non mai e loro sono quelli che devo ringraziare enormemente, unitamente al corpo di volontari della nostra protezione civile, che hanno svolto un lavoro davvero immane e che solo grazie a loro, comunque soprattutto grazie a loro, la situazione non è peggiore di quella che non abbiamo oggi. Grazie davvero a tutti i volontari. Io li aspetto il 15 aprile quando faremo la manifestazione regionale alla Pescara, in cui li vorremmo conoscere uno a uno. Io devo dire, ne conosco almeno metà di questo plotone di 1300 volontari che hanno scelto da tempo di donare una parte consistente del proprio tempo alla comunità abruzzese. Credo che siano uno dei pilastri della nostra regione. Lo sa, assessore, che 4 giorni senza energia elettrica in molte città, perché Teramo è una città e ci sono ancora utenze nel comune senza energia elettrica. Poi la colpa ve la prendete voi politici, perché la gente non dice Enel, ma dice i politici, sindaci, consiglieri regionali, eccetera. Sì, lo so, perché fra l'altro la mia abitazione è stata per 68 ore senza elettricità, quindi non è che lo immagino, lo so anche perché sono 10 anni che ho svolto almeno in 3 casi attività di fronteggiamento di emergenze, soprattutto con coltri nevosi importanti, quindi lo so che se la vedono con noi. Io stesso ieri in alcuni comuni ho dovuto fronteggiare l'ira di cittadini giustamente incavolati per queste situazioni, cercando di spiegargli quella che è la vicenda. Ma questa è la situazione, non possiamo dire ai cittadini ciò che non è. Noi la faccia ce la mettiamo, non ce l'ha ordinato il medico di provare ad essere rappresentante della Regione Abruzzo. Siamo in questa situazione e dobbiamo fare di tutto per migliorarla. Io credo che più che spendere tutto il proprio tempo e le proprie competenze al servizio di questa causa non si può fare.
Si può fare soltanto essendo in queste situazioni vicini ai territori. Io ieri ho visitato questi 20 comuni, ma nel giorno precedente sono stato nell'Alto Sangro, nell'Alto Vastese, quasi a confine col Molise, per visitare un'altra zona d'Abruzzo che insieme a quella Vestina credo che sia quella più dissestata da questo evento. Chiederete i danni all'Enel? Beh, io credo. O a Terna, a chi dovete chiedere? Io credo che sia fuori di dubbio, insomma, doveroso, verrebbe da dire. Io faremo una riunione di giunta ad hoc proprio domattina, ma insomma credo che sia nell'ordine delle cose per come sono andate le vicende, insomma, per come si sono susseguite queste ore. Io non voglio crocifiggere nessuno, però non può essere che la comunità abruzzese subisca gli effetti di cattiva organizzazione altrui, insomma. Noi quando sbagliamo siamo soliti assumerci le nostre responsabilità e è bene che se l'assumano anche altri, insomma, ecco tutto qua. Anche i cittadini dovrebbero chiedere i danni ad Enel. Beh, questo non, francamente non lo so, ma questo discorso dei privati va visto caso per caso a seconda delle mancanze, in base ai contratti, non tutti sono legati a Enel, insomma questa è una cosa, diciamo, è una linea su cui per ora non credo abbiamo dati per dire sì o no. Sì, anche per chi dovesse avere altri fornitori di energia elettrica, il discorso magari sarebbe lo stesso, nel senso chi fornisce energia, Terna, Enel? Questo è il problema, questo è un altro dei problemi, perché per esempio a Sulmona ha avuto un blackout per durata, sono una cittadina di oltre 20.000 abitanti, e quattro di queste centraline sembra insomma, dai dati che non abbiamo modo di confutare, che ci dava Enel, sembra che queste centraline fossero di competenza Terna. Ecco, quando io dicevo e torno a ripetere, si è deciso di smembrare l'Enel creando questo giano dal bifronte, dove insomma scindere le competenze significa anche scindere le responsabilità, non si sa bene a chi addebitare, e poi non si ritrova mai di chi è la colpa. Ecco, insomma, io questo, sulle reti nazionali io personalmente, ma insomma io conto poco, ma non avrei fatto mai una scelta di questo alla tipo. Alla fine la causa qual è stata? Il crollo di alcuni tralicci di Terna? Ma questo sicuramente, ma sicuramente anche evidentemente lo stato non perfettamente eccesso della rete, molto bene. È una questione di alta tensione più che di bassa tensione. Non solo, io credo che anche lo stato della rete non sia proprio eccelso, della rete di distribuzione, anche se Enel oggi leggevo sul giornale, secondo loro la rete è a posto e che si è trattato solo della eccezionalità. Ripeto, l'eccezionalità si è creata nel 2012 e nel 2005. Ci sono stati interi paesi come per esempio il mio all'epoca e nel 2012 senza luce per 2, 3, 4 giorni, però 120 paesi contemporaneamente non era mai accaduto. Senta, siamo quindi a 2 minuti ancora di trasmissione, domani giunta regionale e consiglio regionale dedicati a questa situazione, fino a quando durerà lo stato di emergenza? Ma io credo riusciremo intanto nel giro di 48 ore, 72 ore ancora a tornare alla normalità? Dato 72 ore che è tantissimo. No, intanto vi dico che entro la giornata di oggi si dovrebbe tornare non alla normalità, ma all'approvvigionamento di tutte le 19.000 utenze che si sono. Io parlo di normalità totale. Circolazione, utenze, gas, acqua, luce, tutto. Per quanto riguarda soprattutto l'elettricità non lo possiamo dire, perché se non si vedono i guasti alla rete, metà dei quali non sono ancora visibili proprio per motivi non sono stati ancora visionati da Enel. Cioè noi stiamo, Enel sta insieme alla protezione civile che ha messo a disposizione diversi gruppi
diversi generatori, sta provvedendo al riapprovvigionamento della corrente elettrica attraverso generatori in moltissime zone d'Abruzzo. Quindi non stiamo parlando di normalità, stiamo parlando ancora di emergenza, tant'è che ieri alle 23 ho fatto partire una richiesta prontamente riscontrata da El sul fatto di considerare che questi generatori possono rimanere per 1, 2, 3, 4 giorni e quindi di provvedere anche all'erogazione del necessario carburante. Dovrebbe essere naturale, però viste le condizioni mi sono sentito meglio, meglio non dare nulla per scontato. Mi sono sentito in dovere, dico, in 10 minuti mi sono visto la risposta, di non vi preoccupate. Bene, grazie Assessore grazie Mazzocca di essere stato con noi questa sera. Buon lavoro, in bocca al lupo, perché mi sembra che ne abbia bisogno sì, di questi tempi. Grazie a voi grazie, che ci avete... buonasera a tutti i telespettatori. Grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte.